Valdobbiadene, Villa dei Cedri. Tra poco questo piazzale verrà popolato dalle mitiche Lancia. Tra poco inizierà la due giorni Lancia Rewind. L'amministrazione ha voluto spingere per portare questo evento a Valdobbiadene perché è un evento che porta presenze da tutta Europa e abbiamo difatti molte presenze che vengono da Inghilterra, Francia e altri stati della Comunità Europea e ne abbiamo approfittato per portare, oltre a tutti gli italiani che vengono dalle altre regioni presenti oggi, in questo momento portarli a conoscere il nostro paese, fargli vedere le bellezze che comporta e che può offrire il territorio di Valdobbiadene e unire questo assieme a un marchio che è una garanzia a livello mondiale, parliamo dell'eccellenza nella produzione delle auto, Lancia. Lancia parla da solo, potete vedere le immagini dietro le mie spalle, ci sono gioielli veri e propri che uniti al nostro paesaggio, al nostro territorio, sono l'occasione per poter comunicare anche fuori dal settore sicuramente principale per noi del Prosecco, la qualità che porta il nostro territorio insieme a queste auto. Abbiamo lavorato molto per poter avere l'accesso esclusivo in questo bel contorno di Valdobbiadene. Siamo molto felici perché abbiamo già ospiti che sono giunti dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Austria e dal Belgio. Ci sono già dei VIP perché abbiamo già qui Tonino Tognana e Max D'Antoni e Chicco Svizzero, poi arriveranno dei grossi pezzi da 90 come Balestrieri, Audetto, Tony Carello, ora arriverà Sandro Munari e quindi tutti i rappresentanti della Lancia con la quale hanno pilotato, corso e nel caso di Audetto diretto come direttore sportivo e ottenuto grandissimi risultati e hanno fatto grande il nome della Lancia. La manifestazione ha scelto Valdobbiadene come una cornice importante perché Valdobbiadene rappresenta a livello internazionale una location di grande rispetto per quanto riguarda l'aspetto produttivo, paesaggistico, ma anche come si appresta a diventare una location dell'UNESCO. E quindi Lancia a maggior ragione sceglie per questa sua manifestazione una location così importante. Lancia è legata alla storia italiana della eccellenza e quindi ha scelto Valdobbiadene come luogo di eccellenza. I partecipanti del Lancia Rewind non si sono fermati alla sola Valdobbiadene, ma hanno visitato locali e monumenti che circondano il territorio dell'Alto Trevigiano, un tour paesaggistico alla guida di splendide auto. Questa non è la prima edizione dei raduni per il dottor Parolin, ho già fatto altri raduni Lancia in zona, sempre legati a far conoscere il territorio montelliano e quindi organizzando dei tour lungo tutto il nostro territorio. Diciamo che da parte nostra come amministrazione comunale stiamo portando avanti un progetto. Stiamo completando un edificio che avrà una funzione di biblioteca, sì, ma anche di zona museale, dove contiamo di dare uno spazio proprio all'associazione Lancia per una raccolta di tutta, non lo so, una serie di cimeli e di elementi che hanno da mettere a disposizione del pubblico.
cominciamo da questa parte col presentare Torino Tognana, campione italiano 1982, insieme al suo navigatore Max D'Antoni. Ci hanno veramente gratificato della loro presenza e noi siamo felici di questo e vogliamo sentire un po' cosa ne pensano di questo raduno, di questa meravigliosa, diciamo, di questo meraviglioso contesto, di questa location. La location è meravigliosa, come dici tu, anche perché qui alle sottopianezze siamo proprio sotto la strada che usavamo sempre per testare le automobili o per imparare a guidare. E quindi questi posti li conosciamo molto bene, anche perché sono poi i posti delle nostre città. Qui dietro abbiamo delle macchine meravigliose, dal 1925 le macchine di oggi, e la Lancia, devo dire, è rimasta nel cuore a tutti. Grazie Tonino, e tu Max cosa dici? Posso solo dire che è sempre un'occasione bellissima per ritrovarci, ritrovare tante persone con cui abbiamo condiviso dei momenti stupendi delle corse, dei rally, specialmente con queste macchine che rappresentano, diciamo, un pezzo della storia veramente unica in quegli anni, e in una location, come hai detto tu, stupenda, per cui con una giornata così spero veramente di godermela fino in fondo. Noi ce la godremo con te, grazie Max. Quindi passiamo a Chicco Svizzero, padovano, che ha corso con l'Alfa e soprattutto anche 2 anni con la Lancia, la famosa Lancia. Lui è campione di simpatia oltre che di rally, e vediamo un po' cosa tira fuori adesso oggi. È stato, diciamo, il primo amore, ecco, la Fulvia, chi non l'ha mai sognata e avuta, soprattutto noi nelle corse. Per cui mi fa piacere vedere, diciamo una parola anche seria, che c'è ancora tanta gente che cura le macchine e che fa vedere la storia e l'evoluzione delle macchine, che è la storia della nostra società italiana. Grazie Chicco. Grazie a voi, arrivederci. E la Lancia credo che sia una, soprattutto la Fulvia, una delle macchine più amate. Passiamo a un altro big, questo è un pezzo veramente importante della storia dei rally in Italia, è Tony Carello, che ha corso con la Lancia per tanto tempo, ha vinto un campionato italiano, europeo, scusa, ha vinto un campionato europeo con la Lancia Stratos, ed è anche lui un campione oltre che in macchina anche di simpatia. Ma non hai sbagliato, perché quell'anno lì ho vinto anche l'italiano Open, si chiamava. È vero, è pluricampione, scusate. Sì, eccoci qua, a divertirci e con un sacco di belle macchine e bellissime persone. Grazie Tony, gli facciamo 2 domande anche al tuo navigatore attuale. Sì, dai, vieni qua Giorgio. Giorgio, tu che hai corso con Tony, cosa mi dici di bello? Io corso i suoi, buongiorno a tutti, ciao a tutti, grazie dell'ospitalità e questa splendida cornice dove si beve anche molto bene. E con Tony abbiamo avuto un'infanzia insieme, appassionati, seguiamo il fratello, abbiamo corso prima che lui diventasse ufficiale proprio con una Fulvia HF, gruppo 3, e poi lui ha fatto una bellissima carriera, io ho continuato a correre da dilettante e poi ci siamo ritrovati con gli anni da vecchietti a fare qualche ritorno, qualche revival, abbiamo ritrovato. Beh, tu organizzi anche una cosa importante? Sì, organizzo un trofeo in Italia nei rally storici che si chiama Memory Fornaca. Memory Fornaca è intitolato a un carissimo amico di tutti noi, Nino Fornaca, è stato un direttore sportivo, uomo immagine per la Carello, Britax, diverse Sabelt. E poi organizzo, per farmi un regalo, non farci mancare niente, a fine anno organizzo un rally storico a Chieri che si chiama La Grande Corsa, siamo alla 4ª edizione e tutti gli anni cerco di portare un campione del mondo rally. Lo scorso anno avevamo Roll, quest'anno è un po' più difficile perché sappiamo le esigenze, verrà un altro grande campione, per cui rimaniamo nell'ambiente. Io penso che voi a Chieri vi trovate bene, sì. Il gruppo è affiatato, questi weekend così sono sempre piacevoli. Sono passati un po' di anni, abbiamo un po' di pancetta, capelli grigi, ma è normale. Ci vogliamo sempre bene. Grazie Giorgio, grazie a voi, grazie di essere venuto, di aver fatto questa lunga trasferta per essere qua con noi. Abbiamo un altro big, veramente questo storico, ma campione, pluricampione,
il cui figlio comunque continua la sua tradizione, che è uno dei navigatori più quotati attualmente, suo figlio Giovanni. Lui è Arnaldo Bernacchini, ha corso con tutti i migliori piloti italiani, ha vinto l'europeo, ha vinto l'italiano, ha corso con tutti i balestrieri, con balestrieri ha vinto Sanremo nel 1972 proprio con la Lancia Furia. Con Lele Pinto, l'altro suo pilota, che doveva, Rally del Portogallo, doveva venire oggi, purtroppo una disposizione diciamo fisica gli ha impedito di essere presente. Lo ringrazio per essere venuto qua, perché ha dovuto fare una trasferta molto lunga, però penso che venga ripagato dal tempo, dal posto, dall'essere insieme e dalla compagnia. L'atmosfera che è eccezionale, veramente. Grazie, no, che effetto ti fa vedere queste macchine con le quali hai scritto la storia? Mi fa un effetto eccezionale, però purtroppo sono molto triste perché questo marchio è quasi sconosciuto, è in estinzione. Sì. E questa è la prima macchina in assoluto a carrozzeria portante. Penso al mondo. Penso a te. E la Lancia è sempre stato un marchio incredibile che pur sulla carta inferiore a tante altre marche, però è riuscita sempre a primeggiare. Sì. Con la Fulvia, poi con la Stratos, che è stata la regina. Non si capisce il perché questo marchio prestigioso per la storia dello sport automobilistico voglia essere infossato. Scelte aziendali. Interessi. Strategie, interessi. Peccato. Comunque siamo in attesa di altri campioni. Audetto, che ha praticamente vinto 9 campionati del mondo fra Formula 1, Rally, eccetera. Amilcare Balestrieri, del quale abbiamo già parlato, campione ligure di assoluto valore, uno dei migliori piloti italiani. Tony Fassino, col quale ho corso io e mi vanto di averlo fatto per 3 anni, abbiamo vinto italiano ed europeo, che saranno qui a momenti, magari dopo ci rivediamo. Munari, Bernacchini, Fassina, Dal Pozzo, Carello, Vergnano. Alcuni di questi grandi nomi che, uniti agli appassionati, hanno avuto modo di festeggiare un marchio storico, quello della Lancia, all'interno di uno scenario unico.